Ciao a tutti amici di Player Inside 2, oggi continuiamo con Game Dev Tycoon e un altro ospite, il signor portavoce. Allora, già cominciamo con il signore, a me mi dovete dare devossia. Ah, perché scusi. Al mio paese è Natale, ma anche al mio paese Pasqua. Si usa così, sì. Perciò insomma. Ma scusi, ma lei non ha confidenza con me, la devo dare pure del voi. Io non ho confidenza con nessuno, né di vista né di saccio. E non c'è bisogno qua di insomma. Chiamo. Oggi giochiamo un gioco che le permette di creare un gioco. Allora, io società e cose non ne voglio fare. No, vabbè, è tutto a nome mio, non si preoccupi. E allora possiamo andare tranquilli. Bene, allora, quello che ho capito dobbiamo creare videogiochi. Esatto. Io voglio dire, sono un intenditore, io a casa, come no, a casa c'ho Zuzu Princess, che è un gioco bellissimo, e Watch Dogs, mi è piaciuto di più di tutti i giochi del mondo, ma quello che mi piace di più è Goat Simulator, è il simulatore della capra. Perché dice lei? Perché la capra è un animale intelligente, subisce tutte quelle angherie, poverina, esce la lingua di fuori, si fa ammazzare, si ruzzola, perde sangue, muore quasi e non dice una parola, al massimo dice beh. Ecco. E basta. E pensiamo al titolo di un gioco. Bene, io non penso. No, come non penso? È un titolo. Per me possiamo lasciare carta bianca. Allora lo chiamiamo Cosa sta dicendo lei? Allora chiamiamo. No, allora aspetti. Lo chiamiamo invenzione della stampa. E stampa pure maiuscolo, perché poi siccome è il primo uno, perché ci ha fatto caso lei che i giochi che sono il primo ogni volta, poi quando esce il 18° gioco della stessa serie, sì, dicono ci hai mai giocato a gioco della stessa serie 1? È una minchiata. Esatto. Perché non c'era il numero originariamente. Perciò noi che facciamo? Ce lo mettiamo di supercheria. Poi sì, lei tradurrà ai suoi, sì, vabbè, ce lo spettatori. lo capiranno. Non sono tanti, giusto? Ma un qualche perché migliaio. Se troppi sono e devono vedere la mia faccia, poi li devo ammazzare. No. A meno che io so, devono lasciare 7000 like, giusto? Ecco, per salvarvi lasciate like, bene, ragazzi. Scegliamo forza. E il tema, allora, legale, legale. C'è un tema o due che non mi piacciono. Prigione non mi piace neanche. Questo gioco mi sta insultando. No, la prego, non se ne vada, la prego, lei è la star del canale. Facciamo UFO che non esista. No. Ma io farei prigione. Io dico che è meglio se vuole continuare. Vabbè, facciamo UFO che okay, fare UFO. Genere, azione, avventura, GDR, simulazione. Casual, che è la miglior cosa, perché le spiego. Non è troppo specifico, non è troppo testimone in questo caso. Facciamo quindi, caso. Per esempio, il ruolo a lei non piace. Non so neanche che ruolo è, perciò non mi può piacere. Piattaforma? Nessuna. Come nessuna? Non può essere. No, per qualcuno la dobbiamo fare. E allora facciamo. Beh, un portatile, così può scomparire facilmente. Allora, lei mi piace, se vuole può entrare nella nostra organizzazione. No, vabbè, non si preoccupi, perché sono felice. No, nel senso, abbiamo fatto avanti. Abbiamo speso 50.000 per un Game Boy. No, nel senso, per sviluppare il gioco, sì, l'abbiamo speso. Ma Game Boy. Però poi li guadagna, è tutto un investimento. Guardi, signora, lo spero per lei, perché sennò da qua non usciamo vivi. Continuiamo. Allora, dobbiamo decidere su cosa investire. Quindi, motore di gioco, gameplay o storia? Allora, missione. Storia, non ne voglio sentire. Facciamo tutto gameplay e motore di gioco a manetta. Ah, ok, va bene. Quindi si sta sviluppando, pian piano che sviluppa. Attenzione. Ah, questo è il gioco di un altro amico. Lei non so se lo conosce, signor Bimbo. Assolutamente no. Non si è perso niente, ecco, è stato ritirato dal mercato, però. Cosa sta facendo che gli escono le palle dal computer? Ma come può essere che in questo periodo tutti i giochi sono a base di palle? È vero, in questo periodo effettivamente ha ragione. Dialoghi, no. Dialoghi zero. Io. Insomma, questo gioco mi sta venendo simile a quello del signor Bimbo, comunque. Continua a dire lei questo tipo, io non lo conosco, non mi rompesse la minchia. No, scusi, hai ragione. Continuiamo. E design, livelli, intelligenza artificiale, poco intelligente. A me mi piacciono le persone intelligenti. Ah, sì? Mi piace. Ah, me. Perché la posso poi addestrare meglio. Continuiamo. Però parlano troppo. Però non troppo intelligente, facciamo poco intelligente. Facciamo una via di mezzo, perché troppo intelligenti si fanno domande. Hai ragione. Andando avanti, a seconda dei bug che si stanno formando, sono. Che cosa sono?
sono degli errori, sono degli errori nel codice. Secondo me sono tutte in mezzo alla stampa. Può essere. Se sono di Ubisoft, di cui io sono portavoce. Ah, lei è portavoce a Ubisoft. A me mi hanno detto, se ti chiedono dei bugs, tu dici che sono tutte in mezzo. Io so dire solo questo, cioè, perfetto. Mi sono avvantaggiato. Allora, design, grafica, sonoro. Sonoro poco, perché non si deve sentire. Non là. Si deve, né? Allora, deve io vedere, non devo, esatto, per me puoi azzerare tutta cosa. Facciamo solo design. Design, che non so manco che minchia è, perciò va bene. Quando avrai più di 1 milione in contante, potrai passare al livello successivo. Con chi stai parlando? Io ne ho decine di milioni, perché io sono ricco. Ah, sì? Questa, però no, io, no, non è detto. Potrebbe essere, come potrebbe non essere? Potrebbe essere, come potrebbe non essere? Io già lo so, va bene, sono ricco, questo non c'è niente di male a dirlo, sono molto ricco. Un portavoce della società, attenzione, ha detto: diversamente da dispositivi simili sul mercato che non si avvicinano alle console da gioco, il Vanagear ha fondamentalmente le prestazioni della Master V. Non l'ha scritta lei sta cosa, vero? Non è io lì. Il portavoce lo faccio scrivendo sempre potrebbe essere. Come potrebbe non essere? Allora, visto che lo sa pure lei, può so andare a fare la portavoce. Cioè, quella uguale, preciso. Vediamo i giornali a cui devo sparare. No. Vediamo quelli che recensiscono male il gioco e io ci devo sparare. Sparare quattro cose a voce. Ecco, che si dico, non dovete recensirlo così e poi ci sparo la voce. No, come perché no? Mi stanno sulla no, minchia. Ma lei non, quelli che parlano non male può sparare dei miei prodotti. Ma non può sparare. Allora, rilasciamo il gioco, però attenzione, se per caso danno un voto basso, al limite è un'invenzione della stampa. No, sì, questo il gameplay non andrà mai in onda, giusto? Perché ho visto l'altra volta lei ha messo. Allora, vediamo questo cosa dice. Non ho capito se è positivo. Infatti non l'ho capito manco io. Non brutto, non bello, cioè, c'è bello. Come potrebbe, questo mi piace. Ma già non ci siamo. Già non ci siamo. Già vero. Ha cagato nel vaso sbagliato. Ho visto di meglio. Questo lui ha visto. La cosa importante è che ha visto. Uno che vede, che testimonia. Attenzione. Allora, devo andare ad ammazzare Game Hero e All Games. Potrebbe essere che faccio una visita e là sono. Come si suol dire, lo dica lei, lo ma dica non lei. Non lo posso dire. Lo dica lei, lo dica lei. Cavolo. Guai, sono guai. Che cosa aveva capito? Guai, io non sono molto. Minchia, pure io lo so che sono molto poco scurrile. Porca puttana. C'è la montare di 190.800 è stato detratto dal tuo conto. Questa è sempre colpa del bimbo dell'altra volta che ha fatto il predator. Ma io ci aspetto. No! Faccio delle espressioni, fai come questo. No! Vanno a comprare giochi e vanno male. Lei mi ha tradito. No, io! Lei mi ha tradito. No, io la prego, no! Aiuto, non c'entro niente, non mi sarei mai permesso. Salutiamo. Mi ha risparmiato. Ragazzi, per la prossima volta, se vi è piaciuto il video, lasciate tanti like. Tornerà Raiden, quello vero. No, nel senso, Raiden. Quindi mi raccomando, commento e like. Alla prossima.